Laro è un quartiere molto complesso perché ha al suo interno intanto il mercato storico di Palermo, ma soprattutto all'interno di Barolo convivono tante realtà, più di 15 etnie, si parlano più di 20 lingue diverse, ci sono i locali, ci sono i nuovi arrivati, ci sono le associazioni, ci sono i commercianti, quindi un laboratorio sociale di estremo interesse. Io sono Giovanni, sono uno dei soci fondatori di Molti Volti. Molti Volti è un progetto di comunità che si articola intorno a due aree precise, sono il ristorante e il coworking. Il ristorante è quello che crea reddito, il coworking invece è l'area che dà il valore aggiunto al progetto, perché è popolato soprattutto da associazioni del terzo settore che si occupano di migrazione, di turismo responsabile e di diritti umani. Sono Filippo Pistoia, responsabile del Cresi Plus, un community hub a Palermo ai cantieri culturali della ZISA che si occupa di facilitare lo sviluppo di impresa nell'ambito dell'industria creativa, dell'imprenditoria culturale, e lo fa in diversi modi, con diverse funzioni e diversi servizi, da spazi di coworking a spazi di logistica per lo sviluppo delle start-up innovative in ambito cucina e no gastronomia, attraverso attività culturali, progetti, mostre, convegni, conferenze, festival. Il progetto si basava su una rivisitazione della Cuccia di Guttuso, ovviamente rivisitata in chiave contemporanea. Io mi chiamo Alessandro Sansone e frequento il secondo anno di pittura all'Accademia di Belle Arti di Palermo. La mia rappresentazione racconta una Cuccia futura che si presenta, diciamo, dopo l'epidemia da Covid, appunto abbastanza provata da questa epidemia, e immagina questi vicoli e appunto il mercato in un'atmosfera che non è più quella che rievoca il maestro Guttuso, ma richiama più una dimensione oscura. Ho scelto di realizzare uno scatto che poneva l'accento sulla diversità culturale della Cuccia, rappresentandola per come effettivamente i giorni nostri, ovvero piena di diversità e bellezza. Sono Roberta Zappulla, ho 22 anni e sono una studentessa dell'Accademia di Belle Arti di Palermo. Serviva a rappresentare il momento, l'istante della Cuccia esattamente per come è ai giorni d'oggi e farla vedere un po' come l'ho vista con i miei occhi anche a tutti voi. L'ho intitolato La specisteria, un po' per rimandare al concetto di specismo, quindi il principio secondo quale l'uomo è superiore alle altre specie viventi. Tutti gli animali, compresi noi umani, hanno la stessa dignità, non c'è un essere superiore all'altro. Si basa un po' sul concetto di razzismo e tutte le altre discriminazioni che esistono nella storia umana, no? Mi chiamo Giorgia Dragno, in arte geo. Sono la studentessa di Belle Arti, dell'Accademia di Belle Arti di Palermo. Nel mio quadro in particolare ho voluto ribaltare la situazione, quindi anziché essere vendute delle carni di animali di vario genere, ho pensato che fossero gli animali a vendere i pezzi di cadaveri di essere umano. Io spero che con questo quadro le persone non pensano che voglio una carnificina di esseri umani, ma fa riflettere sulla sofferenza che provano gli esseri non umani. Noi abbiamo vissuto un lungo lockdown per 2 mesi circa, mentre questi animali lo vivono tutta la vita. E l'empatia sta lì, riconoscere e cercare di cambiare noi stessi.
sono Salvatore Prietera, uno studente dell'Accademia di Belle Arti di Palermo. Facendo questo tratto molto veloce e confusionario, sono andato secondo me a cogliere quello che era proprio la vociria, cioè la confusione. Io abito nel quartiere di Falsomiele, periferia di Palermo, una zona sa essere molto tranquilla, ma a volte tanto caotica. Sono Irene Lucchese, studio e frequento l'Accademia di Belle Arti di Palermo. Ho voluto mettere comunque in questo quadro l'uomo di carriera, ci sono i fruttivendoli, le donne che vendono, il signore che bagna per l'aglio. Ho voluto trasmettere appunto questo, quella confusione, quella vucciria che non c'è più al momento e che non può esserci. Purtroppo c'è troppo silenzio per ora. L'iniziativa di questa sera è in continuità con il progetto di mensa solidale avviato subito dopo il primo lockdown, il lockdown di marzo-maggio 2020. In quella occasione, con il Goethe Institute, abbiamo cominciato a ragionare su come poter dare continuità a quell'attività, grazie alla quale distribuiremo pasti a quattro poli di accoglienza per i senza dimora. Circa 80 persone che in questo momento stanno vivendo una situazione di ulteriore marginalità, ulteriore isolamento. Abbiamo attivato dei percorsi di supporto alimentare, soprattutto con le famiglie, famiglie legate ovviamente al mondo della migrazione, ma anche i locali, ormai anche i locali sono veramente a terra. Sono Marco Luttil, assistente sociale dell'Istituto Don Calabria, coordinatore delle attività del Pommetro Dimora, un progetto rivolto all'accoglienza di persone fragili, appunto senza dimora, che ad oggi accoglie all'incirca 70 persone che dalla strada hanno avuto la possibilità di avere in questo momento un posto dove stare. In un clima di festa, rivolgere un pensiero come quello appunto di questa progettualità alle persone ultime ci fa pensare appunto che la povertà non è soltanto una realtà vissuta all'interno delle strutture, ma è una realtà che appartiene al territorio palermitano, ma che non è dimenticata ed è attenzionata appunto da realtà come Goethe Institute e Crazy Plus.